Bisogni del territorio in primis, retribuzioni che tengano conto del costo della vita, nuovo codice degli appalti. Confcooperative Piacenza ridisegna il futuro con una tavola rotonda che ha messo a confronto nella sede della Fondazione di Piacenza Vigevano i protagonisti della vita civile e sociale. Quali modelli di sviluppo territoriale e la prospettiva dell'economia civile, il titolo dell'incontro. Oggi i bisogni sono nuovi e diversi. Bisogna sicuramente trovare una progettualità insieme alle istituzioni, insieme alle associazioni, insieme a tutti i soggetti per progettare un territorio e una visione che tenga conto appunto del bisogno e del sociale che nasce dalle persone e dai territori. Noi pensiamo che sia molto importante il ruolo dell'economia sociale, sarà sempre più importante che nei prossimi anni. Le difficoltà del settore della cooperazione sono tante, accomunano altre realtà. L'intergenerazionalità nelle nostre aziende, noi abbiamo aziende che durano ormai da 30-40 anni, che sono partite soprattutto in ambiente anche ecclesiastico, parlo soprattutto della cooperazione sociale, e quindi io penso che questo qui sarà un sistema che perdurerà anche per i prossimi anni, e noi qui vogliamo anche un po' ribadirlo e portarlo un po' al centro insieme ad altri soggetti. Quali sono le difficoltà di questo settore? Beh, ad oggi sicuramente veniamo da un periodo, dal periodo del Covid, il periodo degli shock energetici. Nei prossimi anni sicuramente dovranno essere anche adeguati contratti, retribuzioni e altro per il costo della vita. Un'azione unitaria orientata al bene comune sarà l'ingrediente per vincere la sfida del domani. Immaginare come sarà la città di domani, e in quell'ottica, in questo disegno fatto di tanti pezzi e di tanti puzzle, allora provare ad andare ad inserire ogni singola azione. Ecco, l'economia civile ci aiuta a sentirci tutti parte di un puzzle, dentro però una regia comune condivisa da tutti. Quindi l'azione di comunità e del lavorare insieme diventa l'ingrediente principale di metodo per poter progettare bene il futuro.